Benvenuti a questo match, un saluto da Piero Gipardo e Stefano Nava. Si rinnova la sfida sull'asse Roma-Milano con i giallorossi opposti. Oggi alla formazione rossonera partire dai mille significati, spesso anche molto divertente. C'è una profonda rivalità geografica che divide le due squadre, che rende questa partita speciale per entrambe le tifoserie. Pronti per la sfida, che viene in campo il Milan. Come giudichi il momento rossonero? Se vogliono puntare la zona Champions Cup, come da loro obiettivo, devono giocare molto meglio di quanto hanno fatto finora e cominciare a fare punti. Uno dei motivi di interesse di questa sfida è certamente il duello a distanza fra questi due giocatori. Stefano, che ne pensi? Potrebbero essere loro a deciderla oggi? Perché no? Sono due giocatori di talento su cui puntano molto i rispettivi allenatori. E giustamente aggiungerei. Calcare il prato di San Siro è il sogno di ogni bambino che punta a fare il calciatore. Stefano, tu hai avuto questa fortuna e ce lo puoi confermare. Ah, un'emozione unica, indescrivibile, di quelle che ti porti dentro tutta la vita, anche a distanza di tanti anni. Amano dettare il ritmo della gara, alzano e abbassano l'intensità a proprio piacimento, con accelerazioni improvvise o fino quasi ad addormentare il gioco. Ed è quello il momento in cui di solito colpiscono con una giocata improvvisa, un lampo che coglie impreparata la difesa avversaria. Vediamo la squadra titolare schierata dall'allenatore della Roma. Hanno scelto un 4-3-3 classico con due punte di movimento larghe e un riferimento centrale. Lo stesso modulo scelto dal tecnico avversario. Si parte col Milan che può battere il calcio d'inizio. Kalinic. Occhio all'avanzata del Milan. Arbitro che ferma il gioco. Palla in out, si ricomincia con la rimessa per la Roma. Occhio al giocatore della Roma, Florenzi. Perde la palla dopo l'intervento di un difensore. Kalinic. Strootman. Recupera il pallone con un intervento facile. Biglia. Susso. Guadagna metri verso l'area. Spazio per andare, cerca il pallone profondo, gol solo sfiorato qui, pallone che finisce non lontano dal palo. La strisciata troppo, se l'avesse presa piena probabilmente sarebbe stata una occasione vincente. Kayanoglu. Occhio, buona l'intuizione qui. Può far male da lì. Kalinic. Hanno trovato il gol del vantaggio. Vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Stefano, qui bravo l'attaccante, ma c'è da sottolineare l'errore del portiere. Direi di sì, Pierluigi si è lasciato prendere dalla foga, lasciando incustodita la propria porta. Errore imperdonabile. Match che riprende con il Milan in vantaggio dunque. Raja Nainggolan. Fassio. Buono il drive by. Erin Dzeko.
intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Rasana Ingolan. Calcio di punizione a favore della Roma dunque. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Non si entra in scivolata in area, ha rischiato tantissimo, ha rischiato il rigore. Suso. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Perotti. Occhio al suo movimento. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Suso. Dzeko cerca il sostegno dei compagni. Nainggolan! Sono di nuovo in parità grazie a questa rete. Non mollano, non ci stanno a perdere, continuano a lottare su ogni pallone. Una gara molto combattuta, impossibile adesso azzardare il pronostico. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Suso. Biglia. Riccardo Rodriguez. Suma dunque l'azione all'attacco. Florenzi. Stefano, sei d'accordo con chi pensa a una gara equilibrata oggi per il Milan? Sì, Pier, sulla carta affrontano un avversario ostico, ne sapremo di più tra pochissimo. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. C'è spazio per andare. Borini. Kalinic. Borini, fantastico riflesso del portiere sull'attaccante. Ha dimostrato senso della posizione, i riflessi fuori dal comune. Tocco di testa, palla che scivola in palo laterale. Suso. Kolarov. Strootman. Ci saranno da recuperare 3 minuti, come mostra la lavagna del quarto uomo. Ci sono metri a disposizione. Ottima la chiusura, ferma l'azione. Partono in contropiede. E si chiude così il primo tempo, 1-1. L'arbitro fischia qui a San Siro, parte il secondo tempo. De Rossi. Nainggolan. Occhio al giocatore della Roma, palla interessante dello spazio, la respinta di pugno, prova a colpire, passerà a condurre col gol che cambia inevitabilmente il tema tattico del match, vedremo se troveranno spazi nelle ripartenze. Un solo gol di vantaggio è un po' troppo poco da difendere considerando quanto manca da giocare. Era un'occasione davvero troppo importante per lasciarsela sfuggire, non l'hanno sprecata. Grande fiuto del gol per l'attaccante, che è stato bravo ad avventarsi per primo sul pallone, respinto dal portiere e a farlo secco.
devono assolutamente riorganizzarsi, hanno bisogno di energie anche psicologiche in questo match. Il Milan è chiamato a inseguire. Abate, Biglia, palla nuovamente in possesso. Ragna metri verso l'area, la traiettoria verso il centro, comoda uscita del portiere. Ha sbagliato la misura del passaggio e ha regalato la rimessa con le mani. Fassio. Kevin Stroppa. Si avvicina all'area. Il tocco dentro. Difesa che fatica a spazzare via palla. Biglia. Palla girata sulla fascia. Fallo laterale per il Milan. Il giocatore abbandona il campo accompagnato dagli applausi del pubblico. Prestazione davvero convincente la sua oggi. Ed è uno dei miei candidati al premio come uomo partita, Pierluigi. Occhio all'avanzata del Milan. Abate. La risposta del portiere sul colpo di testa. Passaggio intercettato. Grande intervento difensivo. Roma che può attaccare, norma del vantaggio. Ha intercettato bene il passaggio, non ci voleva molto. Punta l'area. C'è un buon anticipo. Abate. Kalinic. Check Bonaventura. Alla messa dentro. Raja Nainggolan. Ancora 20 minuti per le speranze delle due squadre. El Shaarawy. Occhio, cerca l'area di rigore. Occhio al il portiere di pugno allontana. Occhio a Nainggolan, occhio a Dzeko. Ottimo intervento difensivo. Suso. Biglia. Kayanoglu. Erin Dzeko. Nainggolan. C'è spazio per andare. Manovra interrotta dagli avversari. Non è facile per il Milan, che ha bisogno di un gol per trovare il pareggio. I cori di San Siro sono tutti per i giocatori rossoneri. E adesso vedremo se sortiranno l'effetto sperato. Abate. Biglia. A spazio, prova. Manolas. Ancora 300 secondi alla fine della gara. La Roma sta provando a chiudere la partita, ma ovviamente non deve distrarsi e conservare il suo gol di vantaggio. Ci sono metri a disposizione. La mette in mezzo. Nessun problema qui per la difesa. Brutto cross. La deviazione del difensore inganna il proprio portiere. L'ha messa nella propria porta con un intervento davvero maldestro. Non vedo particolari colpi da parte del difensore, ha avuto solo la sfortuna di trovarsi sulla traiettoria della palla. Siamo 3-1 e magari non finirà così.
saranno 2 minuti di recupero come indica il quarto uomo. Biglia, bel passaggio, è stato fermato dal difensore. Strootman, ed eccolo il fischio finale. Sconfitta che brucia particolarmente quella di oggi, perché subita contro i loro rivali è uno smacco che i tifosi faticheranno a mandar giù. Beh sì, avrebbero preferito perdere con chiunque altro oggi, d'altronde si sa, certe rivalità nel calcio sono dure a morire, i tifosi sarebbero disposti a tutto pur di vincere queste sfide.